La arquitecta Delia Pasella es maestra, es arquitecta graduada en la Universidad de Sassari, en el Departamento de Arquitectura, Design y Urbanismo. Y tiene una maestría en vivienda colectiva por la UPC en Barcelona. En 2015 funda su propio estudio en Cerdeña junto con el arquitecto Maurizio Serra, dedicándose a proyectos urbanos y rurales, participando en concursos de diseño y rehabilitando edificios públicos. Actualmente es profesora asistente en el Departamento de Arquitectura, Design y Urbanismo y colabora con el curso de proyectos urbanos de la Universidad de Sassari. Gracias, Delia, por estar aquí con nosotros y pues te cedo la palabra para que puedas impartir Sono il tu mio plática. schermo e voi lo vedete? Sì, lo schermo si vede. Ok, perfetto. Mi sarebbe piaciuto vedervi, ma no, perché non si può. Così? Se metto così, vedete lo schermo intero? No, devi mettere su presentazione, schermo intero. O sotto, sì. Ah sì, no, che mi serviva. Vederlo così, così vedo la successione delle diapositive. Se no, per voi non è un problema. Come preferisci. Io penso che è più importante che la haga PDF, è più facile che la haga PDF e luego la proyecte, perché normalmente PowerPoint se tarda molto, se come che se traba, se congela. Entendo. Entendo empezar, entonces. Vale. Poi mi spiegherai se non si vede o non si ascolta. No, si vede e si sente, non c'è nessun problema. Andiamo. Perfetto. Allora, ciò di cui parleremo oggi è una questione che in Europa, Stati Uniti e parte dell'Asia sta diventando sempre più insistente. Non so se in Sud e Centro America sia già arrivata, ma comunque secondo me può fornire degli spunti per una riflessione anche per tematiche differenti. Vorrei avvicinarmi al tema. In maniera graduale, perché credo che oltre al risultato finale sia importante fare anche una riflessione teorica. Non so se conosciate Italo Calvino, Le città invisibili. È un importante scrittore italiano e giornalista del Novecento. Nelle facoltà di architettura italiana, Italo Calvino è un autore molto apprezzato e seguito perché ci aiuta a guardare alla città. Magari guardare alla stessa città come ha fatto, insomma, lui con le città invisibili, però sempre con occhi diversi. Nelle città invisibili Marco Polo, che è il protagonista del libro, descrive a Kublai Khan, che è l'imperatore dell'Asia, le città del suo regno, che Marco Polo ha visitato in qualità di ambasciatore. Ogni città ha le sue particolarità e nel libro vengono chiamate con nomi di donna. Calvino ce le chiama con nomi di donna. In questo caso abbiamo Chloe. Chloe è una città molto contemporanea, che ci aiuta a capire, come le città stiano man mano rinnegando loro stesse e i loro abitanti stiano sempre più diventando dei singoli e non delle comunità, in tutte le tipologie di relazioni che possono esistere fra di loro. Un altro spunto. Ce lo dà la filosofia e la narrativa anche. La filosofia è quella disciplina che ci aiuta a chiarire e a dare delle definizioni a dei fenomeni in atto. Qui ho selezionato tre testi, ma ce ne sono tantissimi che affrontano l'argomento.
Sono tre autori però questi che scrivono in momenti diversi, sempre del Novecento o del nostro secolo, e che ci aiutano ad affrontare la complessità del tema della solitudine. Buber ci spiega che la solitudine rivela un vuoto che attraversa tutta la società, che è una società ormai anonima, anche al suo tempo, costituita da volti interscambiabili fra loro, che non sono riconoscibili. Pensiamo solo alla logica del mercato del lavoro, ai meccanismi del potere, all'anonimato delle grandi città. Un vuoto di questo tipo può certamente trovare spiegazioni sociologiche, politiche, economiche, ma non sono sufficienti. Occorre considerare l'uomo che sta alla base della nostra società e che è come attraversato da una incapacità di relazionarsi in modo durevole, spesso guidato da un interesse sempre egocentrico, molto individualista. Buber cerca di darci una risposta su come si possa superare questa condizione. Per lui la cosa fondamentale è il tu, che si deve relazionare con l'io, perché solo in quel momento l'uomo, solo nel momento in cui l'uomo, in quanto io, viene al contatto con il tu che è l'altro, nasce l'io stesso, è la coscienza dell'io stesso, che poi ci permette di entrare in relazione con l'altro. È un concetto abbastanza complesso. Non so se si possa capire in italiano. Graziano. Graziano? Sì, si intende, tu dalle. Vale. Invece Bauman lo affronta partendo dal tema della libertà. Noi viviamo in un'epoca in cui si considera illusoria l'idea di una maggiore libertà individuale, dell'individualismo. Più si è liberi, cioè più si fa ciò che si vuole, più si è liberi. Però in realtà quello che ha fatto la società attuale, la società contemporanea, è quello di trasformare il cittadino politico in un semplice consumatore. La nostra libertà sta semplicemente nel consumare. Però l'autonomia in realtà è una questione che si conquista gradualmente ed è una consapevolezza che si acquista con un processo continuo, senza un prestabilito punto di arrivo di una società. E la società riesce a diventare autonoma solo nel momento in cui tutti gli individui acquisiscono questa consapevolezza, del loro, consapevolezza anche politica. Infatti lui pensa di poter affrontare il problema di questa, autonomia, con il tema dell'interrelazione fra la sfera pubblica e la sfera privata. Quindi, parte dal mondo greco. Come è noto, nel mondo greco c'era l'oikos, che era il dominio della famiglia, e poi c'era l'ecclesia, che era il dominio della politica. Ma al contempo sviluppava la comunicazione tra le due sfere attraverso l'agora. Cosa succede nella civiltà contemporanea? Che c'è un attacco all'agora. E si ha un ridimensionamento dell'autonomia della società e dei singoli membri. Lo si può fare in due modi. Un modo, come diceva la Arendt, era l'alientamento totale della sfera privata con i totalitarismi. Invece il secondo modo si verifica nel mondo contemporaneo in cui il potere del pubblico sembra aver perso la sua influenza. Questo dipende da tantissimi fattori. Come
come l'implosione o l'esplosione, come lo si vuole intendere, del potere economico, il potere militare, l'implosione della cultura, che prima erano fusi nello Stato-nazione. Invece oggi si sono separati e hanno portato alla rottura anche della fiducia delle istituzioni politiche. Ora, l'intento di Bauman è quello di rivalorizzare l'agora greca, ripartire da lì, arrestando la privatizzazione e spoliticizzando, togliendo il significato politico anche al bene comune, al bene collettivo. Nel contemporaneo, con Il secolo da solitudine, che è un libro di pochi anni fa, Norena Hertz esplicita ancora di più il tema già lungamente affrontato da Bauman e che ormai è diventato una problematica globale di cui anche esplicita e di cui anche i governi si stanno rendendo conto e concentra cioè la responsabilità sul capitalismo neoliberista, diciamo così. Vox excursus. Facciamo una sintesi di quello che succede alla vita pratica degli abitanti. Perché è una problematica complessa, perché ho parlato di questi tre autori. Perché le ragioni che stanno dietro il significato della solitudine sono complesse, non possono essere riconducibili al singolo, ma all'intera comunità. Il risultato di queste sono quindi sempre di più esplicito che siano delle volontà politiche che ci hanno portato a questa condizione. E ho cercato di raggrupparle in tre pilastri principali. Il primo è il profondo cambiamento sociale. Questi sono dati riferibili all'Italia, però diciamo che può essere esteso anche ad altre nazioni europee, forse anche al Giappone. Però, insomma, riferendole all'Italia, la tendenza è abbastanza costante. Questo è il sondaggio del 2018, però cioè, i dati sono sempre su quelle cifre lì. Quindi la prima cosa cos'è? Che si ha una riduzione dei nuclei familiari a 2 persone. Si passa da 2,5 nell'attuale 2023, scusate, dati Istat sono gli altri, questo l'ho rielaborato. 2,08 nel 2043. È proprio esplicito il cambio del concetto di famiglia. Si è passati quindi dalla famiglia tradizionale con padre, madre, 2 figli, a coppie senza figli, famiglie monogenitoriali, coppie di fratelli, amici, insomma, tutte le varie tipologie che avrete anche affrontato con Grazia. Aumentano le famiglie uninucleari, che è proprio il dato che in parte ci interessa, cioè composte da una sola persona, siamo al più il 65% in 20 anni. E poi c'è l'invecchiamento della popolazione, che è praticamente un terzo della popolazione italiana ha più di 65 anni. Però uno dei dati che più cioè è rappresentativo è la dipendenza strutturale, che è quel dato che misura la sostenibilità della struttura sociale della popolazione. Cioè ad oggi in Italia su 100 persone attive ci sono 61 persone non attive, cioè per 100 che lavorano 61 non lavorano e sono i bambini nella fascia 0-14 e poi gli over 65. Al 2050 le previsioni daranno un dato che va da 100 persone che non lavorano a 80, cioè 100 persone che lavorano a 87 persone che
che non lavorano. Quindi praticamente uno a uno. Allora, invece il secondo pilastro riguarda strettamente l'accesso alla casa, quindi la difficoltà di accesso ai mutui, la crescita soprattutto nelle città e nelle aree turistiche dei costi degli affitti. È un po' in dipendenza dai precedenti anche al tipo di alloggio inadeguato rispetto alle necessità. Il terzo pilastro riguarda l'aspetto lavorativo. Probabilmente potremmo anche inserirlo come primo pilastro, perché forse ciò che è legato anche al discorso che facevamo prima può aver innescato tutte le altre problematiche. Non so se sia da voi un fenomeno sentito, ma in Italia il lavoro è sempre più precario, non solamente nella contrattualizzazione, nel senso che una contratti che durano 1 anno, 2 anni, poi chi lo sa, ma anche nella dinamica del lavoro stesso. Sia in campo privato che statale è chiesta al lavoratore una mobilità da provincia a provincia, da regione a regione. E questo implica distanze non raggiungibili in giornata e quindi trasferimenti per periodi più o meno lunghi, che vanno da qualche settimana anche a qualche mese. E quindi questo comporta una necessità di una nuova modalità di accesso alla casa, che non possono essere gli affitti quadriennali che sono di uso comune attualmente, cioè perché in Italia ci sono solo due tipologie di affitto, l'affitto annuale per studenti e l'affitto quadriennale per tutti gli altri. E a questo si aggiunge come fenomeno post-Covid il lavoro in smart working, quindi trabalho in televisione, e apre anche alla necessità di spazi di uso differente all'interno della residenza stessa. Allora. Qua riporto due tipi di dato. Li ho divisi in due parti. La solitudine abitativa, non so se si dica così, soledad de vivienda, è la solitudine sociale. Leggendo il dato sulla solitudine abitativa, è molto evidente quello che riguarda le persone anziane. Il 39% vive solo degli anziani. Però la solitudine abitativa, mentre il 21% è anche un dato importante, che sono i separati. E si aggiunge anche un ulteriore 39% di persone che vivono da sole, perché magari scapole o vivono sole. Quindi in totale arriviamo alla cifra di 8,5 milioni di abitanti, nessuna popolazione di 58 milioni, che non sono pochi. Però a parte questa solitudine abitativa, perché comunque anche una persona decide anche di, soprattutto su questo 39%, c'è una grossa percentuale che comunque decide di vivere da sola. Aspetta un secondo. Ok, sì, mi ricordo. Ciò che ci interessa molto è anche la solitudine sociale, che riguarda anche le famiglie nucleari che magari si trasferiscono in una nuova città. Le neomamme, i giovani e anche altre persone che presentano aspetti di fragilità di vario tipo. E i fattori che concorrono a determinare questa solitudine sono molteplici, le solitudini individuali, e vanno dai cambiamenti della composizione del nucleo familiare alle scelte di vita, e alla disponibilità economica, anche alle condizioni sociali, al welfare, ma anche dipende dall'ambiente dove si abitano. Si può essere e ci si può sentire soli anche in mezzo a tanta gente quando che non ci sono connessioni e non c'è una comunicazione fra i singoli.
Quindi la solitudine e il sentimento di solitudine non dipendono solo dall'isolamento fisico, ma sicuramente il luogo dove uno vive, la qualità delle relazioni di vicinato fra le persone possono accentuare o attenuare questo senso di solitudine. Allora, al di là dei valori, comunque dei comportamenti dei singoli, la solitudine è anche una conseguenza di una scarsa assistenza sociale e di un welfare inadeguato o mancante. E quindi è intesa come assenza di relazioni, un problema personale e un problema soprattutto sociale. Ed è anche un dato, sì, scoperto insomma, già da diversi anni, per la salute fisica. Ed è un rischio anche di decadimento cognitivo. E recentemente, diciamo negli ultimi 20 anni, quando si è iniziato a studiare il fenomeno in maniera più accurata, ci si è resi conto che si può addirittura, cioè che si può morire di solitudine. Il dottor Morti dice, commentando anche il dato che oltre il 50% dei giovani statunitensi dichiara di sentirsi solo, definisce la solitudine come una propria crisi di salute pubblica, con conseguenze fisiche, e mentali di ampia portata, che possono portare insomma anche ad ammalarsi, per dirla in poche parole. Susan Pinker ci suggerisce però che il contatto faccia a faccia sia la soluzione al problema e che sia lo strumento necessario per poter recuperarsi da una malattia, ritardare i sintomi della longevità. E ci dice anche che i social network non bastano e si hanno bisogno di incontri reali, in carne e ossa, e che leghino insieme famiglie umane, di gruppi di amici o di comunità. Ci viene incontro l'arte, per cercare di capire il come fare, perché come sempre gli artisti ci aiutano a comprendere meglio il mondo e a tracciare anche le direzioni da seguire molte volte, prima ancora che i problemi diventino chiari e compresi. Questa è l'opera di Christo e di Jean-Claude per il Central Park a New York, Central Park, che è il luogo che Olmsted aveva pensato e realizzato per essere il centro e il luogo di incontri nella città. Però il risultato che è stato ottenuto è stato un po' diverso rispetto a ciò che i progettisti si aspettavano. È diventato un luogo da contemplare per i grattacieli che vi si affacciano, ed è un luogo sì di fruizione da parte però di singoli che fanno cose di vario tipo, oppure di piccoli gruppi isolati, sempre e comunque però distanziati tra loro. Non c'è un'interazione, non c'era un'interazione forte fra gli abitanti della città. Christo e Jean-Claude cosa fanno? Realizzano, dopo anche una lunga genesi, quindi non sono nel 2005, ma è un progetto pensato già negli anni, alla fine degli anni 70, disegnano questo spazio, che può apparire una linea perché è molto lungo, ma è uno spazio definito che segna il territorio del parco, diventandone una centralità che attira i passanti e diventa luogo di incontro e di scambio, un primo passo nel riconoscersi come una comunità. Dopo un esempio internazionale, vi porto un esempio locale. Di un'artista sarda molto, diciamo, da noi molto amata. Lei è Maria Lai, che nell'81, nel 1981, realizza la sua prima opera di arte relazionale.
Maria si ispira ad una leggenda millenaria che narra la storia di una bambina rimasta miracolosamente salva da una frana per inseguire un nastro azzurro. Questo però assume una grande importanza per la sua valenza antropologica, sociale e per ciò che fa per la sua comunità, perché la realizza nel suo paese di origine, Urassai, che è un piccolo paese della Sardegna. È una trasformazione del paesaggio effimera, ovviamente, e attraverso cui viene riconfigurata la percezione dei luoghi, sancendo una riconciliazione fra la terra, che ormai stava venendo abbandonata dagli abitanti, e la comunità di uomini che la abitano. E poi ha cercato di riunirli con questo evento in una connessione, in modo che la terra e l'abitante e la comunità, cioè tutti gli abitanti insieme, costruissero di nuovo una comunità. Alcuni anni dopo ripropone un'operazione simile in un altro paesino della Sardegna. Stiamo parlando di paesi sotto i 5.000 abitanti, quindi molto piccoli, quasi un palazzo, insomma. Quindi nel 2008 fa un intervento ad Agius, dove realizza un'opera che possiamo definire di Global Walkabout. Durante questo evento l'artista predispone una serie di giochi e performance sociali nel centro storico del paese, nei quali viene spiegata l'arte della tessitura da alcune ragazze con la finalità di riconnettere gli abitanti di Agius alle loro tradizioni. E mentre i bambini vengono coinvolti con giochi e filastrocche, le donne del luogo mostrano nelle 10 stazioni del percorso le fasi della filitura della lana, della stesura dell'ordito. Sono sempre circondati da una scenografia. Sono delle installazioni delle opere artistiche di Maria, dislocate nel centro storico, come queste scritte o questi arazzi stilizzati, e poi ci sono i suoi telai che sono appesi e tuttora rimangono, sono rimasti appesi nelle pareti del centro storico. Durante questa performance gli abitanti si incontrano tra di loro e si relazionano trovando il senso di essere una comunità attraverso l'archetipo del telaio. Perché il telaio? E perché Agius è il paese della tessitura, della gallura, è il termine, cioè è la relazione insita nel titolo stesso, che è essere e tessere. E quindi ha voluto riconnettere gli abitanti al luogo e gli abitanti vengono ricuciti fra loro. Perché è interessante questa pratica? Perché non è un rimando nostalgico e nemmeno un'esaltazione folcloristica, ma è un modo contemporaneo per ricucire un senso di comunità che stava ormai scemando. Adesso arriviamo al nostro. Quale sia una possibile risposta a questa difficoltà che possiamo dare noi, insomma, noi architetti dal nostro punto di vista, e può essere l'abitare condiviso. Allora, per abitare condiviso si tende a un modello abitativo che accanto alle alloggi privati è caratterizzato da spazi comuni per uso collettivo a disposizione dei residenti e un orientamento di questi ultimi all'autogestione per il loro utilizzo. E i valori principali nella definizione e nelle pratiche di abitare condiviso sono la comunità, che è intenzionale, però non è una comunità calata dall'alto, l'autonomia, come nell'autogoverno, l'accessibilità economica, infatti si apre molto spesso all'autocostruzione in modo da poter comunque risparmiare con la costruzione stessa. E a partire dagli anni 70 viene anche introdotta l'ecologia,
come risparmio di risorse, gli alloggi ecologici, gli stili di vita coerenti con la natura. E recentemente, alla ripresa un po' di questa tipologia di approccio all'abitare, questi tre termini, sociale, l'ecologia e l'economia, sono stati racchiusi nel termine sostenibilità. Dal punto di vista spaziale, in realtà, gli alloggi collettivi riferibili a forme di vita condivisa, cioè non sono nuovi, hanno una lunga tradizione. Sono stati nel corso della storia, insomma, erano la norma. Solo dopo la rivoluzione industriale, alla fine del XVIII secolo, la famiglia nucleare moderna e la famiglia con la casa singola, diventano il modo dominante di abitare, costruito sulla separazione tra gli spazi domestici e produttivi. E qui potete vedere una rappresentazione schematica dei modelli che si sono sviluppati nella società occidentale con un moderno abitare collettivo auto-organizzato. Si possono distinguere almeno quattro periodi diversi a partire dalla nascita delle principali cooperative a metà dell'Ottocento. Una seconda ondata ebbe luogo fra le due guerre, plasmato da nuove idee urbanistiche come, ne ho inserito due, ma, la città giardino e il modello della cucina centrale, che è spinto insomma dalla matrice femminista. Poi abbiamo gli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, che sono stati caratterizzati in tutta Europa occidentale dalla costruzione di abitazioni, principalmente per le classi lavoratrici. Scusa. Oh, scusa. Allora, in questo periodo governi di alcuni paesi, tra cui la Svizzera, la Svezia e la Norvegia, hanno sostenuto cooperative di edilizia abitativa per soddisfare la domanda. Ma nella maggior parte dei paesi le cooperative hanno mantenuto solo un ruolo modesto nella fornitura complessiva degli alloggi. La terza fase, invece, può essere identificata negli anni 60 e 70 con una rinascita di alloggi collettivi auto-organizzati. Questo revival, se possiamo così definirlo, si è collegato a più ampi movimenti di controcultura che mettevano in discussione le istituzioni consolidate e promuovevano stili di vita alternativi, che includevano idee sulla liberazione della vita domestica per la donna e la ricerca di una vita in comune più legata alla natura. Nell'urbanistica e nella progettazione abitativa, questo periodo è segnato da una svolta verso approcci partecipativi, dove architetti e urbanisti hanno incluso la voce, dei residenti. Invece, con l'arrivo dell'era neoliberista negli anni Ottanta, il mercato è stato promosso dalla maggior parte dei governi occidentali, come meccanismo principale per la fornitura di alloggi, lasciando poco spazio alla collettività e all'auto-organizzazione dell'edilizia abitativa. Negli ultimi 20 anni i movimenti hanno visto, anche per le ragioni indicate precedentemente, una rinascita e una maggiore diffusione con un movimento post-capitalista. Analizzando le modalità di coabitare in base alla loro dimensione comunitaria e alla partecipazione degli abitanti, ci aiuta a capire quale sia la comunità, per un determinato tipo di contesto, per un determinato tipo di abitanti e quali siano i vantaggi che si vogliono ottenere. Si tratta di modelli flessibili nei quali lo spirito di gruppo e l'orientamento all'autogestione consentono di costruire ambienti adatti a varie tipologie di famiglie e che nella pratica si sono spesso tradotti in forme ibride di gestione, prevedendo ad esempio il coinvolgimento di partner istituzionali in progetti con chiare finalità di sostegno, sociale.
Ah, 20 minuti, ok. Allora, il collaborative housing, che poi diciamo quello a cui è necessario attendere, è considerato utile a sviluppare un atteggiamento aperto e di collaborazione rispetto al vicinato, che travalica il confine del singolo intervento, quindi andando oltre soprattutto il gated community, e si apre al territorio circostante. Per questo è opportuno leggere le modalità di coabitare rispetto alla capacità di condivisione del progetto e all'apporto degli abitanti che, alla luce delle problematiche descritte, devono diventare i protagonisti del loro vivere quotidiano. Adesso facciamo due esempi, alleggeriamo anche un po' la questione. Ho portato due esempi che purtroppo non sono italiani, per quanto mi sia portata, non sono riuscita, ma uno danese e uno svizzero. Allora, questo nome impronunciabile, Bifalskabet, che tradotto significa la comunità urbana proprio. È un nucleo residenziale di nuova costruzione nella città di Odense, in Danimarca. Il quartiere è in parte nato dopo la demolizione di un'arteria stradale che è stata interrata e nasce dalla volontà di ricercare un nuovo modo di abitare da parte di un dottore e di sua moglie, che avviano le procedure per realizzare una proposta per il lotto di terreno che era in vendita. Hanno fatto un concorso, insomma, in cui doveva essere accolta l'idea più innovativa. L'obiettivo è la costruzione di una comunità molto piccola, in questo caso, di 9 famiglie che condividano un ampio spazio comune sia interno che esterno, e quest'ultimo è aperto alla città. Questo è un modo di costruire abbastanza diffuso in Danimarca, devo dire la verità, ma ho scelto questo progetto per due ragioni. Allora, la prima è che la spazialità anche urbana rispecchia la volontà sociale. E il progetto è qui, molto piccolo, come vi dicevo. La relazione con il quartiere del vicinato è aperta, non chiude i suoi spazi esterni con un recinto, e non costruisce luoghi, costruisce luoghi aperti anche per il vicinato, che non è parte attiva del progetto, perché uno dei rischi che vedremo dopo è quello di creare delle enclave. Quindi si pone proprio in relazione strettissima anche col contesto preesistente di queste casette basse in legno. L'altro motivo è la modalità di costruzione della comunità. Solitamente le comunità di cooperative o di co-housing gestiti nascono fra persone che già si conoscono e che condividono magari un'esperienza di vita, oppure che sono addirittura appartenenti allo stesso nucleo familiare. Invece qui la costruzione della comunità va di pari passo con l'edificazione. Dopo poco tempo dalla concretizzazione dell'idea, e dal primo accordo di vendita del terreno, il primo nucleo di abitanti ha iniziato la pubblicizzazione dell'iniziativa. Qui la scritta in olandese dice: la comunità di cittadini di Onse è in cerca di famiglie anche con bambini. Cosa succede? Nella trasformazione del quartiere da strada a città, prima era, come dicevo, una strada che è stata interrata e sostituita, insomma, si sta costruendo un nuovo vicinato con un centro culturale, la metropolitana leggera, piste ciclabili e la valorizzazione della casa di Hans Christian Andersen, che era questa cosa strana che si vedeva, insomma, qua in basso. No, devo cambiare. Cosa è successo? I pionieri hanno costruito questi volantini e questo sistema promozionale. Hanno costruito una pagina su Facebook dove documentavano l'evoluzione della costruzione, sia della comunità
che è proprio l'edificazione del complesso. E cercavano nuovi abitanti che potessero aderire al progetto. Per 2 anni hanno lavorato poi in sinergia con il comune e con gli architetti e gli ingegneri. E nel 2015 hanno firmato il contratto di acquisto del terreno. Poi, in altri 2 anni, ci sono voluti quindi ulteriori 2 anni per completare l'opera. Ma sono anche stati 2 anni che sono stati importantissimi per la costruzione della comunità. Allora, il progetto, vabbè, come tutti i progetti danesi e olandesi, è molto interessante. Gli interni sono stati pensati flessibili già dall'inizio e studiati con gli abitanti stessi. Quindi, una volta che la famiglia risultava assegnataria, poteva riprogettarsi, insomma, il suo nucleo privato come meglio crede. Però, la cosa interessante è che le case sono costruite in continuità con il giardino condiviso, anche al piano terra. E anche il giardino stesso è stato pensato insieme agli abitanti. Un altro spazio interessante è quello che poi fa un nucleo del genere, una casa di coabitazione, è all'ultimo piano. Dove si trovano la sala comune, l'appartamento per gli ospiti e la terrazza comunitaria. L'idea di base che ha spinto, insomma, alla costruzione questa specie di famiglia allargata è che i doveri quotidiani diventino più facili, perché diventano più facili quando si è in tanti, e questa famiglia ha accolto sia singoli, impiegati, insomma. Che si spostavano periodicamente, anziani e famiglie con bambini. E rispetto ad altri progetti, il design dell'edificio è abbastanza equilibrato fra spazi pubblici e spazi privati, che quindi permettono di godere della propria privacy oppure dei benefici della comunità quando se ne ha voglia. Quest'anno il comune di Onze ha assegnato al complesso un premio onorario per mostrare in modo esemplare come il modello della comunità edilizia, così l'hanno chiamato, può essere utilizzato come strumento nello sviluppo urbano. Uno strumento che può contribuire a garantire diversità e a impegnare i cittadini anche quando, diciamo, raggiungono un'età per cui non è più richiesto loro di lavorare, ma comunque sono ancora attivi e possono tenersi impegnati all'interno della comunità e del territorio. Un secondo progetto è un progetto in Svizzera ed è dell'insediamento Kaftewijk in un quartiere periferico di Zurigo. Questa è una riconversione di un ex studentato. Questo è più grande, si tratta di un complesso che accoglie 90 persone di generazione. Questo è stato un po' costruito dall'alto rispetto al precedente, però in una maniera non troppo invasiva, diciamo così. È un complesso che accoglie 90 persone di generazioni diverse, quindi l'obiettivo era costruire una casa multigenerazionale. E qui trovano casa secondo diversi modelli abitativi, ci sono tante tipologie. E uno dei focus, diciamo, dell'iniziativa è quello di concentrarsi sui bisogni delle persone che si trovano nella fase post-familiare, cioè quelle persone che hanno superato una certa età e si trovano da sole, oppure, come abbiamo visto prima, appartengono a nuclei con un solo componente, oppure sono magari divorziati, quindi non appartengono più al nucleo di origine.
La cosa, ho scelto questo progetto perché è interessante il suo rapporto con il contesto, il piazzare il pubblico qua con un acero entra in contatto con lo spazio della strada, come se fosse un balcone, si vede da qua, allora, qua c'è l'ingresso e la strada è più in basso. E poi questo che sembra un ingresso al parcheggio, insomma, veicolare, in realtà è un parcheggio, un grandissimo parcheggio per le bici. L'edificio, il piano terra, è attraversato da un passaggio che conduce ad un prato. Si intravede qui. Dove crescono, vabbè, fiori di campo, alberi da frutto e si pratica anche, insomma, l'orticoltura. Il passaggio è molto utilizzato dai ragazzi che poi fruiscono di questo campo sportivo. Quindi, l'edificio è interno molto utile per la comunità, cioè si attraversa, qua c'è il resto del quartiere, e si attraversa l'edificio e poi si connette a delle attività sportive, anche qua non si vede in alto, ma forse si intuisce da questa parte, inizia un grande bosco. E si vede anche meglio qui, dove abbiamo anche una sala comune che dà affaccio su questo spazio comunitario di ingresso, ma anche sul prato retrostante, quindi controllo maggiore, insomma, dello spazio, anche una cucina comunitaria, si vede in questa foto, e poi anche due spazi di lavoro per gli abitanti. E questo, insomma, un utilizzo dello spazio. Un altro aspetto interessante di questo complesso sono dei cluster che si trovano al terzo e quarto livello. E come dicevamo, la cooperativa si è concentrata molto sulle necessità di queste persone che vivono in una situazione post-familiare. Quindi si sono pensati dei piccoli alloggi minimi, più o meno minimi, magari per la Svizzera, e poi un grande spazio comune per utilizzare. Quando si vuole. Comunque ognuno conserva anche una sua privacy perché c'è una piccola cucina, bagno individuale e anche uno studio, zona giorno. Per esempio in questo. Per chiudere. Anche negli altri livelli, comunque, si conserva sempre questa ricerca di uno spazio comunitario, sia il ballatoio che poi si allarga in alcune terrazze e anche sempre in studi e spazi condivisi per il co-working. Per chiudere, i ricercatori e anche i politici vengono nel co-housing, nel co-living, un grande potenziale, però non bisogna neanche trascurare i rischi che ci potrebbero essere dietro rispetto a questa forma abitativa. Ad esempio, io ho inserito due, il rischio di coabitare può essere cooptato, utilizzato dai governi locali o nazionali come un modo per legittimare interventi a grande scala, molto speculativi, con poca qualità abitativa, però comunque sempre insostenibili dal punto di vista economico, sociale, ecologico, su larga scala. Un po' sta succedendo questo, per esempio in Italia con gli studentati. Le chiamano student house, non so se ci sono anche da voi.
vengono utilizzate sia da studenti che da giovani, insomma, giovani lavoratori. Si affittano delle stanze piccolissime in grandi complessi, dove magari ci sono anche tanti servizi, sala comuni, Netflix, area barbecue, però comunque a cifre molto elevate. E lì lo spazio privato per ciascuno è molto limitato. Quindi parliamo comunque, penso all'ultimo che è stato realizzato a Milano, di 27 persone che vivono in un unico grande appartamento dove ognuno ha la sua stanza e poi hanno tanti servizi in comune, però comunque pagano un affitto tra i 1.200 se il bagno non è condiviso e i 1.500 euro al mese per una stanza. Oppure l'altro rischio è quello di arrivare a processi di gentrificazione, in cui gruppi che sono relativamente forti sul campo economico spostano i gruppi più deboli e i co-housing diventano alla fine delle enclave della classe media. Chiuso. Sono rimasta nei tempi. Sì, Bene. il tema della covivienda o co-housing sicuramente è un tema centrale, un tema muy importante, ¿no? Donde, digamos, podemos ver de una cierta forma como el futuro, ¿no? De las políticas de vivienda de muchos países, ¿no? Entonces, tú aquí planteabas en el principio, pues, de tu plática esta cuestión de la soledad, ¿no? Al final, por los cambios sociales que se han dado, ¿no? Debidos a la evolución de las sociedades, han cambiado las unidades de convivencia y, pues, muchas unidades de convivencia al final, de una forma o de otra, pues, llegan, ¿no? A esta cuestión de la soledad. Por lo tanto, podríamos decir, digamos, de una cierta forma, que la propuesta, ¿no? de la covivienda, del co-housing, pudiera ser realmente como una especie de cura, por así decirlo, de solución, ¿no? Al hecho de que podemos seguir viviendo solos, es decir, ser los únicos integrantes, ¿no? De esta unidad de convivencia, pero por otro lado, esta soledad acompañada, es decir, vivir dentro de un grupo, pues, de personas con los cuales comparto mi tiempo, comparto unos espacios, comparto unos intereses. Te quería preguntar, pusiste unos ejemplos, digamos, de Europa del Norte, ¿no? Dinamarca, que siempre han sido como unos países muy avanzados, ¿no? En esos temas, pues, de la vivienda colectiva en general y en este caso más específicos del co-housing. Tú que trabajas en esto y que de hecho pues han desarrollado pues un proyecto o están desarrollando un proyecto que tiene que ver con eso allí en tu tierra, ¿ves que la gente al final esos temas los entiende, los recibe, o sea, está abierta, digamos, a esta nueva forma de vivir? Y que por lo tanto realmente pueda tener un éxito práctico esa dinámica, y si lo ves a corto plazo o a largo plazo. Vale, entonces, en Sardegna hay poco, solo 3 casos aún, lo que seguimos nosotros, y un otro en Cagliari. Y es fondamentale la figura del gestor social, però nel nostro caso los habitantes no se juntaron ellos, lo juntamos nosotros. Es poco diferente, pero está bien. In Italia, nella penisola, hay unos casos
Se sta desarrollando la costruzione di vivienda para personas mayores, però che aún sta in buona salute. Hai uno, però no hay una struttura politica, è sempre iniziativas locales. Questa è una tematica, non sta reglada. Hai come cooperativas, come si dice, associazionismo de volontariato privato, la iglesia, e también hai investidores che sono la Cajas, le banche, Bancos. fondo di investimento. Il rischio, scusa, lo dico in italiano che mi viene più semplice, il rischio, siccome allora gli investitori privati, che sono le banche, stanno utilizzando i fondi europei, cioè fine, utilizzano i fondi comunitari, e anche fondi che sarebbero di altre banche europee e stanno investendo tantissimo sul senior housing, che sono delle forme di vivienda collaborativa, e nello student housing. Si stanno orientando su questi due settori, soprattutto nelle grandi città. Naturalmente, il rischio qual è? Allora, avendo un ritorno abbastanza basso, che sarebbe sotto il 5% mediamente, comunque l'acquisto dei terreni a cifre molto alte su suoli privati, costi di costruzione anche molto alti, e comunque sempre la necessità di comunque sostenere l'iniziativa. Corrono l'alto rischio di escludere grosse fasce della popolazione, oppure comunque realizzare iniziative in situazioni molto periferiche. Questo è il Ok. rischio. In prospettiva, se la politica dipende molto dalla risposta della politica regionale. In realtà i fondi ci sarebbero, però non so se sia maturo. Invece, per quanto riguarda la popolazione, soprattutto per il senior housing, diciamo, c'è più interesse. Ci sono alcuni esempi anche molto datati, tipo la Strasigna vicino a Firenze. È un senior housing che risale agli anni 70 e lì ci sono persone che vivono naturalmente con cambi generazionali, visto che si inizia ad abitare lì dopo i 65 anni, però ci vivono da circa 40 anni, in buona salute, ed è un centro, e non l'ho messo perché non avevo immagini interessanti, è un centro che accoglie al piano terra, all'interno della struttura, anche attività per la comunità. Ci sono all'interno un asilo nido, una scuola dell'infanzia, centri per le associazioni, cioè comunque un ibrido, non è una casa per gli anziani. Si ibridizza molto. Ok, muchas gracias, Delia. ¿Aquí tienen alguna pregunta o aportación que quieran hacer a la arquitecta? Ah, Eduardo. sí, bueno, hola Delia, gracias por la conferencia. Intenté entenderlo Gracias a lo vos. más como los generales, creo que se cumplieron. Me impresionó mucho esta cifra que das al principio de que la soledad en adultos mayores es prácticamente como empezar a fumar, ¿no? O como Sí. eso, o sea, como que en el riesgo a la salud. En México pasa algo que la pirámide poblacional
Antes eran muchos jóvenes y se está invirtiendo, ¿no? Ahora vamos a tener mucha. Entonces, dentro del proyecto que estamos planteando en el diplomado, una de las preguntas principales era cómo desarrollar estos espacios multigeneracionales, donde tanto gente joven pueda convivir con gente mayor. Los ejemplos que nos planteaste me gustaron mucho, pero en las cooperativas, en lo que pude entender y en las fotografías que vimos, la mayoría no eran personas grandes, sino eran gente joven. ¿Hay cómo se integran las personas mayores a estas dinámicas cooperativas y si se fomentan exclusivamente para adultos mayores o si ellos se van integrando? Entiendo que ahorita dijiste que tiene que ser como un híbrido entre solo Sí, gente. la segunda era más híbrida. En los clústeres, la plantea lo que voy a mirar. Momento que esta es hecha para personas mayores. Lo que hacen es tener un espacio un poco más largo para que también lo que tienen imposible. Parece muy grande, pero es porque es practicable de aquí y tiene poco control del cuerpo, ¿no? Y necesita mayor espacio para la movilidad. Lo que hicieron es construir solo la zona húmeda fija. Y los la red o los otros perdona, lo explico in italiano lento. Gli altri spazi sono più flessibili e anche l'arredo l'anziano può portarlo dalla sua vecchia casa. Non so se mi sono spiegato. La vita, diciamo, la rimetto un po' come di video, siete mio. Parto un esempio, non ho le immagini, però un esempio di una casa multigenerazionale vicino Torino in Italia. Allora, nella struttura hanno realizzato 80 residenze di housing sociale che sarebbe aperto alla fascia grigia e 8 residenze più 8, altre 8 dedicate alle persone anziane, la gente maggiore. E il complesso ha al piano terra un portierato che in realtà all'inizio era rivolto solamente alle persone, alla gente maggiore, e invece fanno attività coinvolgendo anche gli altri abitanti. Fanno diversi anche corsi, non so, di cucito, ginnastica, hanno anche uno piccolo spazio per la palestra. Per attività extra che per le persone anziane sono gratuite. Invece per gli altri abitanti vengono pagati con un piccolo gettone di pochi euro. È un prezzo simbolico, però giusto per una questione educativa, per insegnare che tutte le attività comunque devono essere pagate. E poi hanno anche degli spazi esterni, cioè molto lavorano sugli spazi esterni comunitari, perché comunque anche agli anziani piace guardare i bambini che giocano alla fine. Non so se vi capita, però è un progetto che abbiamo
su cui abbiamo lavorato anche con Graziano, su cui abbiamo studiato con Graziano a Sant'Agostino, certe volte ad Alghero, mi capita, insomma, hanno realizzato un piccolo spazio per gioco per bambini e ci sono sempre gli anziani che si siedono e guardano i bambini che giocano. Sono piccole cose, insomma. Non so se ho risposto. Ah, spiegami, chiedi di più. Che hay cosas que no pude entender, no sé si Graciano o Sí, lo Ayrton. que comenta Delia es que en esos proyectos de vivienda, de covivienda, hay un ejemplo muy interesante cerca de Turín, donde se han construido un edificio de covivienda de 80 unidades de departamentos, más 8 unidades aparte que vienen destinadas para personas, digamos, adultas, allá para personas mayores, ¿no? Dentro de este conjunto, aparte, digamos, de esta cuestión, pues, del compartir los espacios, hay determinados espacios que se destinan, que están destinados, pues, a dar lugar a actividades variadas, ¿no? Puede ser un gimnasio, puede ser otro tipo de espacio para actividades colectivas. Y mientras que los adultos que pertenecen a la comunidad tienen acceso libre a estas actividades, a los espacios para desarrollar esas actividades, los jóvenes que pertenecen a esta comunidad también pueden entrar, pero tienen que pagar un pequeño precio, ¿no? Tiene un costo bastante bajo que simplemente tiene un valor simbólico, ¿sí? Simplemente porque en esos proyectos o esos proyectos se ven como una especie de proceso educativo, ¿no? El hecho que no todo es gratis, es decir, aunque seas habitante de aquí, pues te tienes que acostumbrar que la actividad a nosotros nos cuesta y por lo tanto, aunque el costo sea muy bajo, pues como que tú te estás de cierta forma involucrando, ¿no? En que podamos dar mantenimiento y en que puedas, digamos, tratar bien las instalaciones, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión de mezclar, ¿no? Los diferentes habitantes, por lo tanto, gente mayor con gente joven o incluso familia que tiene niños, es algo muy interesante porque en lugar de tener edificios de covivienda para pura gente mayor, que al final pues, se quedan entre ellos, ¿no? Teniendo este otro tipo, digamos, funcional de conjunto. Mezclando las edades, hay un cierto nivel de compenetración, ¿no? Donde al final, lo que comenta Delia, los adultos, pues, cuidan de los menores, cuidan de los niños, incluso se quedan como a verlos, ¿no? Mientras que juegan. Por lo tanto, la mezcla de las edades, al final, es como esta dinámica, pues, para generar una sociedad, ¿no? O cuidar la salud, pues, de la sociedad, ¿no? Y cuesto con lo que he dicho, ¿no? De... Sí. Perfetto. volevo aggiungere una cosa. Nella residenza, quella di Torino, c'è anche uno spazio, un appartamento per le badanti, diciamo, cioè gli avvertanti e poi che sono, siccome sono persone comunque che hanno una certa autonomia fisica. Però magari hanno necessità, non so, delle pulizie quotidiane, di un'assistenza, magari per essere accompagnati, non so, dal medico, piuttosto che a fare la spesa. E quindi ci sono delle figure che hanno un loro spazio ulteriore all'interno del complesso e che sono di supporto. Questo era Sì, interessante da inserire. lo che comenta chi diria che in questo edificio sempre di Turin, otro modello di departamento è lo che si dedica a las personas de apoyo, ¿no? Pueden ser esas personas pues, de limpieza o de cuidado, ¿no? Que cuidan de esas personas mayores, ¿no? Y que por lo tanto, posiblemente, aunque estas personas mayores tengan un cierto nivel de autonomía física, pues no se puedan mover, etcétera, pero estas personas pues les ayudan en la limpieza de sus unidades, en acompañarlos por algún tipo de mandado, a comprar o a ir al cine o cualquier otro tipo de cuestión, ¿no? Por lo tanto, como pueden ver, es realmente pues un conjunto que está diseñado, ¿no?
para la vida cotidiana. De hecho, lo que comentaba en la plática es que sobre todo los departamentos para las personas mayores, las personas mayores tienen la posibilidad de llevarse, ¿no? O de traerse más bien los muebles que tenían pues, en su propia casa. Por lo tanto, tienen ese tipo de flexibilidad para que la misma gente pues, se sienta como más bien recibida, ¿no? Dentro de estos conjuntos y que no se le imponga pues, otra manera o otro ambiente donde habitar. E chiudo un'altra cosa perché soprattutto all'inizio, sempre in questo complesso, hanno avuto molta difficoltà a trovare, erano solo 8 nu, cioè diciamo 8 persone, 8 coppie, insomma 8 alloggi, però hanno avuto molta difficoltà a trovare gli abitanti proprio perché c'era una certa diffidenza a spostarsi. Per quello anche il poter portare le proprie cose, i propri mobili ha aiutato molto. E dopo un primo periodo, cioè un primo periodo di difficoltà, comunque gli abitanti sono contenti di star lì, si trovano bene. Sí, dice que en el primer periodo que empezó a funcionar ese edificio, pues tenían dificultad para llenarlo, o sea, para que los habitantes llegaran, supuestamente porque se le pide al habitante otra forma de vivir, ¿no? Otra manera, pues, de vivir en comunidad. Y supuestamente es para eso que el edificio ha sido dotado de ese departamento para, pues, las personas que ayudan, ¿no? De ese tipo de amenidades que ayudan al desarrollo pues de la familia, ¿no? Y a poco pues se ha ido llenando y ahora pues funciona bastante bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o aportación. Ok, ha quedado todo claro. Por lo tanto, Delia, muchísimas gracias por Gracias a el tiempo vosotros. que dedicaste. Tu español no estaba tan oxidado, ¿eh? Como declaraste. La verdad es que poco a poco lo puedes retomar. Nada, pues, muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Bye. Buenas tardes. Chao, gracias. Chao, chao, chao. Bye, bye.